Ma tu lo sai cos'è un verbo pronominale? Te lo spieghiamo noi oggi su All You Can Italy. Parliamo proprio di verbi pronominali, come usarli, quando usarli e come coniugarli. Insomma, tante curiosità e cose importanti. I verbi pronominali sono verbi a cui viene aggiunto un pronome o una particella pronominale, che serve per rafforzarne o anche cambiarne il senso. I verbi pronominali sono verbi idiomatici, ossia che hanno un significato proprio, spesso molto diverso dal verbo di partenza. Vengono usati nello scritto e nel parlato. Rendono la lingua viva, colorita ed espressiva. Spesso formano delle locuzioni avverbiali idiomatiche con significato unico. I verbi riflessivi sono verbi pronominali. Prendiamo ad esempio prendere. Prendo il libro di grammatica. Prendo un caffè al bar. È inutile che prendi tempo. Rispondi. Prendi il pane in cucina. Questi usi dovrebbero esservi noti. Ma guardiamo ad esempio prenderla, che significa avere una determinata reazione ad un fatto, spesso anche spiacevole. Hai dato la notizia a Marco? Sì, l'ha presa molto male. Prendersela, che significa offendersi o restarci male per qualcosa, o prendersela con qualcuno nel senso di aggredirlo. Scherzavo, te la sei presa? Non puoi prendertela con un bambino, tu sei più grande. Prenderle significa venire picchiati. Se non la smetti, le prendi. Prendersi, che significa invece subire qualcosa, oppure attaccarsi, afferrarsi, ma anche andare d'accordo o acchiapparsi. Mi sono preso il raffreddore. Oppure, con mio fratello, non mi prendo, che significa non andare d'accordo. Vedete come la particella può cambiare completamente il senso del verbo. I verbi pronominali vengono coniugati regolarmente con alcune particelle pronominali, che non hanno un significato proprio, ma danno al verbo un senso leggermente o a volte anche completamente diverso. Le particelle che formano i verbi pronominali sono, quelle dei verbi riflessivi, la particella ci, in entrarci, sentirci, rimetterci, starci, volerci, eccetera, eccetera. La particella ne, andarne, fregarsene, farne, uscirne, volercene, la, finirla, battersela, avercela, bersela e darla, e le, prenderle, darle, buscarle, suonarle. Vedete? Queste particelle sono quelle che formano i verbi pronominali. Ma come? Possono esserci i verbi con una particella sola, come ci, la, le o ne, volerci, smetterla, darle o darne. Oppure la combinazione di ci più un altro pronome, cela, cene, avercela, mettercela, farcela, volercene. Oppure la combinazione di un pronome riflessivo più un altro pronome, sela, sene, cisi, mettercisi, cavarsela, ridersela, andarsene, fregarsene. Vedete quante possibilità ci sono? Tantissime! Ora vediamo quali tipi di verbi pronominali abbiamo. I verbi riflessivi sono verbi pronominali. La mattina mi sveglio sempre molto presto. Molti verbi di movimento si abbinano a pronomi riflessivi alla particella ne. Vattene in silenzio, mio marito ti sentirà. Torniamocene indietro, la strada è chiusa. Io domani me ne sto a casa e tu? Esistono verbi pronominali che non esistono senza il loro pronome, ad esempio spassarsela, che vuol dire divertirsi, spassare non esiste, o anche pentirsi, libellarsi, arrabbiarsi, vergognarsi e accorgersi. Verbi pronominali che esistono solo collegati a determinate formule o che hanno un significato completamente proprio, come ad esempio andarsene, cantarsela e suonarsela, che vengono usati solo in coppia, farsene una ragione, darsela a gambe, farla lunga, farsela sotto,
farsi da parte, farsi forte. Vedete, in questo caso dire solo farsela, farla, andarsene, cantarsela, non significa nulla. Poi esistono dei verbi pronominali un po' particolari. Avete mai sentito mangiarsi una pizza, fumarsi una sigaretta, ascoltarsi una canzone? Questi sono verbi pronominali intensivi. In questi verbi il pronome non cambia il significato del verbo, ma indica semplicemente un particolare coinvolgimento del soggetto nell'azione o nell'evento descritto dal verbo. L'azione non ricade semplicemente fuori dal soggetto, in quanto si vuole sottolineare il suo profondo coinvolgimento all'azione svolta. Potremmo anche lasciare via il pronome e comunque la frase sarebbe completa. Questa sera mangio una pizza, questa sera mi mangio una bella pizza, bevo una birra, ho voglia di bermi una bella birra fresca. Dottore, il bambino non mangia. Dottore, il bambino non mi mangia. Conducente, apra davanti, per favore. Conducente, mi apra davanti, per favore. Come vedete, c'è un'emozione particolare in questi verbi. Ad esempio, il bambino non mi mangia, non è che il bimbo mangia me, è che sono veramente molto in ansia. E il conducente non deve aprirmi davanti la pancia, deve aprirmi per cortesia la porta davanti. Insomma, con enfasi. Entro nel bar e sai chi ti vedo? Anche questo è un verbo pronominale. Non mi ti far bocciare, ma in questo caso diamo una particolare enfasi al verbo, emozione. Vediamo alcuni verbi pronominali. Andarsene, me ne vado, non ti sopporto più. Avercela, secondo me Luisa ce l'ha con me, mi guarda male. Bersela, le tue bugie, io non me le bevo. Buttarla sul, sempre così, meglio che la buttiamo sul ridere e non sul piangere. Capirla, vuoi capirla o no? Non ti voglio, non mi piace, non mi interessi. Cavarsela, me la caverò benissimo anche da solo, senza di te. Darle, smetti di darle a tuo fratello, dare le botte, picchiare. Dirne, gliene ho dette di tutti i colori. E ancora entrarci, io non c'entro, ha fatto tutto lui. Farla lunga, quanto la fai lunga, vieni al sodo. Farne un dramma, ormai le cose stanno così, è inutile farne un dramma. Farsela sotto, era uno scherzo, sciocchino, te la sei fatta sotto. Farsi da parte, fatti da parte che non sei capace, ci penso io. Fregarsene, ma sai cosa me ne frega di quello che pensi? Godersela, è ora di godersi la vita, il peggio è passato. Legarsela al dito, questa me la leggo al dito. Mettercela tutta, metticela tutta e ce la farai. Metterci, mettici più impegno, per favore. E avanti, metterla. Come la mettiamo? Sei in ritardo anche oggi. Passarci sopra. Non posso più passarci sopra, mi dispiace. Pensarla. Se la pensi così è inutile parlarne. Piantarla. Piantala di fare tardi o verrai bocciato. Prendersela. Certo che me la prendo, gli altri sono tutti puntuali. Provarci. Io ci provo a farti capire le cose. Ma tu sei troppo duro. Rimanersene. Me ne rimango a casa domani. Saperci. Luca è uno che ci sa fare. Svignarsela, non mi interessa nulla, io me la svigno. Sentirci, ci sentiamo più tardi. E sentirne, su di te ne ho sentite di cotte e di crude. Sentirsela, non me la sento di mentire, è tutto vero. Svignarsela, non credere di svignartela senza una spiegazione. Starci, non ci sto a farmi prendere in giro. Vederci, voglio vederci chiaro in questa situazione. Vederla, come la vedo? Vedersela brutta, la vedo brutta per te, molto brutta. Volercene, ce ne vuole di pazienza con te. Volerci, ci vogliono tempo e impegno per migliorare. Volerne, non volermene, ma non mi interessa. Ed ora vediamo come si coniuga un verbo pronominale. Intanto il pronome precede il verbo. Me ne vado, sono troppo stanca. E si colloca tra il verbo e la negazione. Non me ne vado, non ti lascio da sola. Il pronome forma anche una sola parola nella seconda persona singolare e nella prima e seconda persona plurale dell'imperativo. Vattene, andatevene.
ma anche con l'infinito, il gerundio è il participio assoluto. È importante andarsene al momento giusto. Andandosene ha fatto un gran danno. Ricordate anche che il participio passato concorda con il pronome femminile la. Marco l'ha piantata di infastidirti? L'hai pensata bella? I verbi che finiscono in sene e in sela nei tempi composti richiedono il verbo essere, se l'è vista brutta. I verbi invece che finiscono in cela nei tempi composti richiedono il participio avere, quindi comunque l'ausiliare avere, scusate, ce l'ha fatta. Facciamo un esempio con prendersela e andarsene. Io me ne vado, tu te ne vai, lui o lei se ne va, noi ce ne andiamo, voi ve ne andate, loro se ne vanno. Io me la prendo, tu te la prendi, lui o lei se la prende, noi ce la prendiamo, voi ve la prendete e loro se la prendono. Non me ne vado e non me la prendo. Vattene, andatevene, prendetela. Luisa se l'è presa con me. Ah, non me ne potevo più. Ma vediamoli in azione questi verbi, finiamola di vederli solamente scritti e divertiamoci un po' con la TV. Furto d'identità. Gentilmente, una firma in calce. Tutto qui. Aspetta, con calma, aspetti, non abbia fretta. Adesso prendiamo in esame l'altra faccenda. L'altra faccenda. L'altra faccenda. Lei forse pensava di farla franca. Giorgio Selva, se vieni al bar 10 volte al giorno perché ti piaccio, tu me lo devi dire, perché sennò sembra che te la tiri. No, ma io... Ma anche tu mi piaci parecchio. Però se aspettiamo ancora, poi diventi troppo vecchio. Che vuoi fare? Mi vuoi invitare a uscire? Facciamo una passeggiata, una cena o vuoi aspettare qualche altro anno? Ah, lei stava mettendosi a tavola. Non si preoccupi, commissario. Anzi, se vuole favorire, si siede a tavola con me. Sto facendo pasta con i broccoli. No, grazie, io ho già cenato. Lei comunque non si preoccupi, per carità, faccia pure. Ed, commissario, io purtroppo vivo da solo da quando 30 anni fa mia madre è morta. Ah, per questo non mi faccio mancare le buone cose. E poi, modestamente, in cucina me la cavo bene. Ma cosa ti senti di preciso? Ma no, niente, un po' di tachicardia e il respiro corto. Chiama la guardia medica, così per stare più tranquilli. Ma piantala. La cena è finita, vai in camera ed impara a portare rispetto verso chi rispetta tua madre. Mamma, ma di qualcosa? Valeria, Sanambarà, se no prendono il sopravvento. È giusto, Gianrico, è giusto. E tu smettila di giocare con le palline di pane. Non si allevano passeri a tavola. Credi di essere San Francesco? Se ti metti con questo mi drogo. Negli ultimi video abbiamo parlato molto di pronomi e verbi pronominali. Ormai siete diventati, credo, dei veri professionisti. Non ne potete più, vi escono anche dalle orecchie. Però bravi! Siete dei professionisti esperti in verbi pronominali, abbiamo visto cine e tanti tanti verbi. Se avete imparato qualcosa di nuovo, beh, ringraziateci iscrivendovi al canale. Noi vi salutiamo, siamo stati molto felici di avervi con noi. Non perdetevi i nostri prossimi video, perché abbiamo ancora tantissime cose da insegnarvi sulla lingua e la cultura italiana sul canale All You Can Italy. Ciao e alla prossima!